Secondo lei, come si costruisce un rapporto di fiducia autentico tra il venditore e... È molto più semplice di quanto non si creda. Basta in realtà tenere fede a pochissime regole che sono quelle del principio semplice del commercio. Quindi le abbiamo volute riassumere con questa campagna in quattro fasi. La prima è quella della sincerità, la seconda è quella dell'apertura, la terza è quella della flessibilità, la quarta è quella della efficienza. Quindi semplicemente avere un comportamento corretto. Seguire la vendita anche dopo che questa si è conclusa, non sottovalutare altri aspetti che sono quelli dell'imballaggio, ad esempio, piuttosto che della spedizione, o quello del seguire anche quelle che sono le necessità di un acquirente fino in fondo. Se si fa tutto quanto questo, si può arrivare a vendere di sicuro e a vendere in sicurezza. Tra l'altro, l'importante è anche quello di proteggersi sempre, anche lato venditori, da quelle che possono essere le insidie che esistono sul web, ma come esistono nel mondo diciamo offline. Per questo abbiamo lanciato insieme alla Polizia Postale questo sito www.vendersicuro.it, che è il complemento naturale della campagna già iniziata lo scorso anno, dedicata questa volta agli acquirenti, che era www.compraconbuonsenso.it, che ha avuto molto successo. Ha avuto un successo enorme, è stata riconosciuta come una delle campagne di maggiore interesse sia in ambito sociale sia in ambito internet, perché fondamentalmente dà degli strumenti semplici e molto veloci e molto efficaci per prendere confidenza con quella che ormai è una realtà nel nostro paese, che è quella appunto dell'e-commerce. E-commerce che va fatto in sicurezza, sia lato acquirenti sia lato venditori. Perfetto. E quindi le possiamo chiedere qual è l'identikit del venditore online di cui diffidare assolutamente? Quello che ad esempio insiste per usare dei metodi di spedizione che non siano tracciabili, che chiede di essere pagato con dei metodi di pagamento che non siano tracciabili e rintracciabili, e soprattutto quello che in qualche maniera è sfuggente o comunque sia non dà tutte le informazioni che l'acquirente ha diritto ad avere. Perché la Polizia Postale, eBay si siano uniti in questa battaglia per un e-commerce più sicuro. È fondamentale perché eBay è il sito leader di e-commerce in Italia, e perché la Polizia Postale è chiaramente l'organo preposto alla tutela dell'utente. Questa unione dà ovviamente la massimizzazione dei risultati, e ovviamente fare una campagna di educazione insieme alla Polizia Postale è anche una garanzia del fatto che si parli realmente di sicurezza, di oggetti e di regole che possano essere utili per tutti quanti.